Va ora in onda il pagellone semiserio del Frondi, il podcast ironico di Formula 1 Analisi Tecnica, dedicato al Gran Premio appena disputato. Il pagellone tremebondo del Frondi, Brasile 2022, la solitudine di Charles. Quando si coltiva l'ossessione della velocità, si ha un demone dentro che ti consuma. Primeggiare nel mondo della Formula 1 è per pochi eletti. Il tempo corre veloce, le occasioni capitano pochissime volte nella vita di un corridore. Perso quel treno, ciao! Diventi uno dei tanti che ci ha tentato, ma non ci è riuscito, buono per qualche almanacco e presto dimenticato. Il mondo è pieno di uomini e donne che fanno statistica. E dunque, Leclerc probabilmente domenica non poteva chiedere il cambio di posizione con Sainz, troppi rischi. Ma raramente ho sentito un pilota letteralmente implorare il proprio muretto. Era quasi un ricordare a se stesso che il tempo va via inesorabile. Già, il predestinato, il dannato, soprannome che un commentatore psichedelico gli ha affibbiato e che non gli si stacca più di dosso. Implorazione e determinazione. Fatemi vedere quanto valgo per voi. E forse l'episodio di domenica, microfoni aperti, ha rappresentato il punto di non ritorno. E allora vale pure allearsi con il diavolo se questo ti permette di raggiungere l'Olimpo della velocità. Vincere con la Ferrari ha un sapore unico, certo, ma il problema è quello. Vincere con questa Ferrari. Una fatica che farebbe impallidire pure Ercole e le sue celeberrime prove. La mia impressione è che si sia consumato uno strappo di quelli difficili da ricucire. Sul banco degli imputati, ancora una volta, il reparto strategico è inevitabilmente il primo difensore di tale reparto con motivazioni che paiono sempre più inconsistenti e surreali. Mattia Egon Binotto Spengler. Senza dimenticare il suo degno vice, quel D'Artagnan McKee di cui si comprende solo la cura maniacale di pizzetto e baffi e capigliatura al vento. Non so cosa accadrà, ma credo che i rapporti umani fra il pilota che è il talento del campione, cosa che non appartiene a Sainz, pur ottimo pilota, e il team principal, che non ha il talento per farlo, siano ridotti ai minimi termini. Credo che si sia arrivati a un out-out, o resta Leclerc con qualche testa decollata, o resta dobbiamo capire e corte, e Charles nel 2024 sia a casa in Mercedes. Quello è un team vincente, dentro e fuori le stanze dei bottoni. Dite che sia voce dal sen fuggita? Vedremo. Certo, andare dall'odiato rivale sarebbe un matrimonio di interesse, ma d'altronde il significato dei matrimoni è appunto un contratto da stipulare. Valeva nelle civiltà antiche, valeva nel sistema feudale, eppure sino ai primi del Novecento. L'amore non vi aveva posto, se c'era meglio. Il concetto di matrimonio d'amore è una conquista, se così possiamo dire, recente. E d'altronde un amore può essere tradito, deluso. Pensate per un attimo a quante ne ha dovute ingoiare Leclerc, ultimo in ordine di tempo, la sciagurata scelta delle intermedie venerdì, unico ad averle montate. Quasi a sottolineare lo stato di perfetta solitudine del pilota monegasco. Tu sei troppo per questa Ferrari. La pazienza di Leclerc non è quella di Giobbe, ma ormai poco ci manca. E tornando ai matrimoni d'amore, molti sono naufragati lo stesso. Perché un amore funzioni, così come un'amicizia o qualsiasi sodalizio umano, ci deve essere una corrispondenza di sensi reciproca. Se no l'amore si tramuta prima in rabbia e poi in indifferenza. E tanti saluti, si cambia vita. Dicembre ci dirà molto, non per il Natale, ma per chi mangerà il panettone. Arriva bene fu defenestrato da Binotto dopo una lunga guerra intestina proprio alla fine del 2019. Sono passati 3 anni, non è detto che la storia non si ripeta. Perché il tempo corre veloce e di te domani si ricorderanno in pochi, a meno che. Post scriptum, nella fattispecie che Binotto saluti, sia chiaro se resta gente come Ignazio Ruota, non cambierà nulla. Voti. Russell. Voto viva, viva e viva, più che altro perché ha impedito a Lewis di vincere. Oddio, anche Max ci ha messo del suo. Comunque se doppietta Mercedes deve essere, almeno che vinca quella sbagliata. Hamilton, voto meno male che era bollito. A me non sembra proprio un pilota che mediti il ritiro. Verstappen, voto settimana no, il meglio e il peggio del biscampione del mondo in un'unica gara. Incidente Verstappen contro Hamilton. Voto non era neanche quotato. Lewis e Max non si capiscono e non si capiranno mai.
sono come l'acqua e l'olio. Quando sono vicini e lottano per qualcosa di importante, visti i precedenti del feroce antagonismo del 21, è quasi inevitabile pensare che, non volendo nessuno dei due sollevare il piede, l'incidente sia certo. Francamente non riesco a capire se ci sia una maggiore responsabilità di Max. Continuo a pensare che Lewis non gli abbia lasciato spazio. Insomma, il classico concorso di colpa. Chi lo sa? A questi livelli sia il sottoscritto che fior di sportivi e commentatori si dividono nei commenti. Non è un caso. Norris, voto 4. Eh sì, errore suo. Ma resto convinto che, se fosse stata una Ferrari ad avere il torto, 20 secondi non sarebbero bastati. Parliamoci chiaro, quando c'è di mezzo la rossa si usa sempre un occhio di riguardo per gli altri. Ferrari, voto 3ª forza. I numeri non lo dicono ancora, ma la realtà fotografa il deciso arretramento prestazionale della F1 75. Lascia l'amaro in bocca pensare che in una domenica in cui la Red Bull ne imbrocca mezza, noi si viene surclassati da entrambe le Mercedes, proprio quelle che a inizio anno sembravano canguri inguidabili. Ferrari che si concentra sul prossimo anno mollando lo sviluppo della F1 75, voto, si vince sempre il prossimo anno. Credo che questa strategia perfettamente legittima e razionale non paghi, per il semplice motivo che Ferrari non è all'altezza e per il banalissimo motivo che mancando i test in pista, se riesce a sviluppare nel modo migliore la monoposto che diventerà la base di quella del prossimo anno, partita bene, potrai solo guadagnarci. Ma Binotto Egon la pensa in modo diverso. Stroll, voto, meglio che non scriva quello che penso. Checo Perez, voto, coppie che scoppiano. Sempre lì siamo. Un matrimonio non deve essere sempre d'amore. Comunque vorrei sommessamente ricordare a Checo che non è lui l'unico ad aver contribuito ai due titoli di Max. Coraggio. Domenica finisce questo mondiale, cominciato con così tante premesse e promesse, e finito, come tutti sappiamo. Avete ascoltato il pagellone semiserio del Froldi, il podcast ironico di Formula 1 Analisi Tecnica sul Gran Premio appena disputato. Appuntamento alla prossima puntata.